Eder. Mech. Pallister. Il procuratore della Repubblica, dottor Daniele Paci, letti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di Da Silva Luis, invita Da Silva Luis a presentarsi in qualità di persona sottoposta alle indagini innanzi al pubblico ministero presso il Palazzo di Giustizia di Rimini il 25/6/2024. Sottoposto a indagine per le seguenti imputazioni: a) del delitto previsto e punito dagli articoli 575-576, comma 1, numero 2 del Codice Penale, in relazione agli articoli 61, numero 1 e 4, 61, numero 5 del Codice Penale, perché in orario notturno e all'interno di un vano posto al piano seminterrato del civico 31 di via del Ciclamino, colpendo con 29 coltellate, una delle quali sferrata nella regione sottoclaveare di destra, raggiungeva l'organo cardiaco, cagionava la morte della vicina di Pianerottolo Paganelli Pierina, nuora di Bianchi Manuela, con la quale coltivava una relazione extraconiugale, persona offesa a cui aveva tagliato la gonna e gli indumenti intimi, con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, con l'aggravante di aver commesso il fatto avendo agito con crudeltà nei confronti della vittima, con l'aggravante di aver commesso il fatto approfittando delle condizioni di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la privata difesa, commesso in Rimini il 3/10/2023. B. Della contravvenzione prevista e punita dall'articolo 4, comma 2, della legge 110 del 1975, articolo 61, numero 2 del Codice Penale, perché portava fuori dalla propria abitazione un coltello avente una lama di almeno 15 cm per commettere il delitto di cui al capo A, con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire il delitto di cui al capo A, commesso in Rimini il 3/10/2023. Quindi Valeria era la tua migliore amica? Che fosse la mia migliore amica da 25 anni, come si diceva, lei ha smentito subito dicendo che ero poco più di una conoscente. E il bello che diceva che tu stavi ore e ore a casa sua a raccontare dei tuoi problemi con Giuliano? No, però la vicinanza che c'è stata fra noi è stata questa estate. Se Luis avesse agito solo quella sera, la sua situazione sarebbe molto particolare. Deve sperare che effettivamente Valeria si addormenti, e questo sarebbe avvenuto alle 9.55. Adesso deve controllare dal balcone Pierina. Lui sa più o meno a che ora Pierina tornerà, ma non ne può essere troppo sicuro se non controlla. Inoltre deve sapere che la figlia di Manuela, Giorgia, quella sera non va con la nonna. Se ci fosse la figlia non potrebbe agire. Inoltre, quando uccide Pierina, deve sperare che nessun condomino senta. Lui si allontana, va a buttare nella spazzatura, come ipotizzano gli inquirenti, l'arma, ma poi deve tornare indietro. Quando torna indietro dovrebbe essere ripreso di nuovo dalle telecamere della farmacia. Deve sperare che entrando nel palazzo, dopo l'omicidio, non sia sceso quindi nessuno e che nessuno lo veda tornare, perché questo avrebbe sicuramente insospettito i presenti e l'avrebbero notato. Inoltre, se fosse stato beccato fuori, la stessa Valeria non avrebbe più potuto fornirgli un alibi. Tutto ciò fa pensare che è molto molto improbabile che Luis abbia agito da solo, colto semplicemente da una estemporanea foga omicida. Ricordiamo anche che a fianco Loris e Manuela prendono il tavolino dal terrazzo per assistere all'adunanza, quindi può essere che fossero loro a controllare il ritorno di Pierina. Poi un toc toc nel muro, Luis sente e scende. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.